Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo un tale si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?» Gli rispose: «Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». Gli chiese: «Quali?» Gesù rispose: «Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso». Il giovane gli disse: «Tutte queste cose le ho osservate, che altro mi manca?» Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, e vieni, seguimi». Udita questa parola, il giovane se ne andò, triste. Possedeva infatti molte ricchezze. La tristezza del giovane è dovuta al fatto che il suo cuore è già pieno. Non c'è spazio per il di più di Dio. Il giovane aveva inteso la vita eterna come una ricompensa da guadagnare, che bastasse la rettitudine morale e che fosse poi possibile occuparsi sia di Dio che delle ricchezze terrene. Ma il regno di Dio e la vita eterna possono iniziare già da questa vita, soltanto se ci lasciamo riempire dalla volontà di Dio. Le ricchezze di questo mondo passano, mentre la relazione che costruiamo ogni giorno con Dio rimane in eterno. È questo il tesoro di cui parla Gesù. Se comprendiamo quanto grande agli occhi di Dio è l'anima che si sforza di ascoltarlo e seguirlo, ci sarà possibile vendere quello che possediamo e darlo ai poveri, così che saremo noi stessi il nostro tesoro. Anzi, di più, saremo un tesoro anche per gli altri, come luce che illumina e come sale che dà sapore in questa vita. Tutto il Vangelo, infine, può essere sintetizzato nella parola purezza. Un diamante è puro perché in esso non c'è altro che la sostanza cristallina che gli dà lucentezza. Da esso, cioè, sono state tolte tutte le impurezze, che sono appunto ciò che non brilla, ciò che non dà luce, ciò che non dà sapore. Dunque l'impegno per oggi è il seguente: facciamo spazio dentro di noi alla parola di Dio, così che la nostra vita sia chiara e limpida, anzi di più, perfetta, come perfetto è il Padre nostro che è nei cieli.